Smontare, riassemblare e rigenerare vecchi computer a Cagliari, laboratorio di artigianato digitale dedicato al riciclo di vecchi. Rigenerare i vecchi computer è lo scopo del laboratorio di artigianato digitale di 2 giorni dedicato al riciclo di vecchi PC organizzato dall'Associazione Storica di Femministe di Cagliari. Rossella Romano. Qui ci sono, c'è tutto quanto questo bel fascio di cavi ed è l'alimentazione. È l'alimentazione principale della scheda madre. In cosa consiste questo laboratorio di artigianato digitale? È un laboratorio dove cerchiamo di rigenerare dei vecchi computer, dei vecchi portatili, e proprio il titolo è Recycle at Women. Cerchiamo da 2 macchine, 3 macchine di farne una. Cerchiamo con questi software open source, Linux, di rigenerare anche macchine di 10 anni. In questo modo appunto portiamo avanti un artigianato digitale di segno femminile. Gli slot IDE sono questi qui che vedete sulla scheda madre e sono appunto molto più larghi ed hanno i pin sporgenti. Come mai avete deciso di portare l'esperienza del laboratorio digitale a Cagliari? Beh, noi collaboriamo da sempre con le tecnologhe di Women IT che hanno tanti progetti. Uno dei più recenti è questo progetto di riciclo digitale. Abbiamo pensato che era molto interessante per i nostri 18 anni di attività invitare queste amiche a condividere questa loro esperienza. Molto interessante perché mette insieme persone diverse, condivide competenze. Aprirsi al digitale è una nuova prospettiva per il Centro di Documentazione delle Donne? Certamente sì, è un modo per stare nel presente, ma rilanciare un'attività che è sempre stata da 37 anni la nostra, quella di diffondere e dare voce al sapere femminile in tutti i campi. Dunque, oggi proviamo a fare proprio la pratica, a fare una prova, una demo, chiamiamola così, di quello che è stato questo progetto che si chiama RAW Recycle at Women, le artigiane digitali del Centro delle Donne, che abbiamo fatto appunto nel Centro delle Donne di Bologna e l'anno scorso e una parte di quest'anno anche. Dunque, vi faccio vedere brevemente il sito perché poi tutta quanta la parte diciamo più di gestione dei tempi, degli appuntamenti, del calendario si è fatta su questo sito, che è una piattaforma, una community, è un simile a una piattaforma di social networking e si basa appunto su la visualizzazione di video tutorial che sono disponibili per tutti con una semplice iscrizione che ovviamente è gratuita ed è facilissima con una semplice mail. Nella parte diciamo che vedete qui in alto abbiamo appunto le varie attività del social network e quello che ci tenevo di più a farvi vedere è questa parte sui gruppi, perché ogni iscritta e ogni iscritto può creare un gruppo di discussione, invitare gli altri utenti a socializzare e a condividere. Ovviamente quelli che abbiamo creato noi sono installazioni di software free open source, net feminism, rigenerazione di PC. Questi sono stati creati a posteriori appunto da altri. E quindi l'obiettivo è appunto fare share, fare condivisione anche di conoscenze, oltre che di appunto creazione di momenti di convivialità e di socialità. Dei video tutorial invece vi volevo semplicemente far vedere i titoli: clienti e testing del PC, il sistema operativo GNU Linux e l'installazione di GNU Linux. Perché tutti questi riferimenti a Linux? Perché appunto noi crediamo che comunque una via possibile di appunto un'etica alternativa a quella del monopolio delle grandi Windows e Apple possa essere appunto quella della scelta di un sistema operativo open source, di un sistema operativo che non è semplicemente gratuito, non è gratis e basta, ma è anche appunto un sistema operativo di estrema condivisione e di sicurezza.
Queste sono, diciamo, le due cose fondamentali. Linux è il mega super kernel, è il nucleo di un sistema operativo, ma in realtà poi quello sul quale noi andiamo a lavorare, che noi installiamo sui nostri computer, sono delle distribuzioni, cioè delle, diciamo così, dei piccoli sistemi operativi fatti ad hoc e personalizzati in maniera differente, personalizzato con mille feature, con mille particolarità, effetti grafici, eccetera, che è pesantissimo. E poi c'è quello super snello, minimale, che può tranquillamente andare su molte macchine che sono qui e che sono appunto obsolete. E, altra cosa fondamentale è la sicurezza, perché mentre su Windows occorrono grandissimi software antivirus, Avira, Norton, AVG, eccetera, eccetera, su Linux no. Perché non servono gli antivirus? Per un motivo che sembra banale, ma in realtà è semplicissimo, e cioè che, faccio un esempio, un aggiornamento, un service pack di Windows necessita di 6 mesi di lavoro minimo di l'equipe di sviluppatori che lavorerà per Windows. Invece Linux, essendo un sistema aperto ed essendo il codice sorgente accessibile a tutti, a tutta la comunità globale di sviluppatori, è chiaro che appena c'è un bug, appena c'è una falla, vanno lì a fixarla e a sistemare il problema. E quindi costantemente, ma a volte anche a distanza di poche ore, c'è un aggiornamento alla sicurezza. Quindi è proprio... è un concetto molto bello, secondo me, quello della condivisione totale del sapere e dell'aiuto reciproco per un fine comune condiviso. Ok, allora, noi quindi, vi racconto semplicemente il progetto in due parole, e qui poi ve lo leggete meglio, ma io vi dico semplicemente la parte più pratica, che è appunto quella che noi abbiamo organizzato dei seminari più formali, e di lezioni, diciamo, più frontali, dove appunto c'è stato un approccio: che cos'è l'hardware, che cos'è un sistema operativo, facciamo un po' la configurazione di una rete, eccetera, eccetera. E a seguire, una volta a settimana, ci incontravamo per fare il cosiddetto fai da te informatico, l'artigianato digitale vero e proprio, cioè metterci lì e cercare di capire che cos'è che non va qui, che cosa dobbiamo per forza buttare, che cosa possiamo riciclare. Abbiamo due computer schifosissimi, fissi perlomeno, delle tower, insomma, riusciamo a farne uno almeno. Quindi, insomma, il concetto è, già l'ha detto anche Marzia, rimbocchiamoci le maniche, vediamo quello che possiamo fare, sporchiamoci da morire, lo sappiamo che andrà così, perché di polvere ce n'è tantissima. E speriamo che questo progetto vada avanti in realtà da un altro punto di vista, cioè noi vorremmo che l'upgrade di questo progetto fosse anche quello di entrare in una comunità di maker, di fai da te digitali, in senso di stampanti 3D, in senso di Arduino, di elettronica, di altre questioni che comunque in questo momento sono sulla cresta dell'onda, che noi da una parte vorremmo cavalcare, dall'altra senza però rinunciare a quella dimensione femminista che comunque ci interessa molto, perché siamo al Centro delle Donne di Bologna e perché vorremmo che tutto questo ambiente digitale e il, diciamo, l'acquisizione di conoscenze, vorremmo che facessero parte di un bagaglio di competenze tecnico-scientifiche delle donne, perché altrimenti non avrebbe senso fare tutto questo, visto che dei gruppi in effetti ci sono in giro in tutta Italia. Trashware, diceva Marzia, Raccattarai abbiamo a Bologna con un'altra associazione, ce ne sono. Noi vorremmo che queste competenze fossero acquisite anche dalle donne per produrre finalmente loro stesse della tecnologia, andando oltre il concetto di consumatrici, perché utenti lo siamo tutte, ma metterci lì a fare... Visitare questo sito bisogna iscriversi, e che sì, non è aperto, semplicemente perché non vuole essere un sito navigabile. Cioè, chi viene qui è perché ha un interesse, come quando ci iscriviamo a Facebook e curiamo un profilo su Facebook, vorremmo anche che chi si iscrive qui cura il proprio profilo e condivide, chiacchiera e porta avanti anche un po', come dire, in un altro luogo che non è quello della omologazione di Facebook, la propria soggettività.
No, anche le interferenze commerciali che ci sono dentro Facebook, il profiling che c'è dentro Facebook. Anzi, poi magari se c'è tempo, domani possiamo anche fare un'oretta di, per esempio, autodifesa digitale, sì. Cioè, come proteggere i propri dati su un browser, quale browser scegliere, eccetera. Volendo, se c'è tempo.